eccoci qua, ragazzi. Non ridete, questo è real reality, non ridete in questo momento, stanno ridendo. Allora, eccoci qua, c'è Ciro, c'è Davide, sto facendo regia in diretta. Allora ragazzi, allora aspetta un attimo, metto prima Ciro, Davide saluti. Saluti Davide. Ciao Gilla. Ciro saluti. Ciao Gilla! Allora siete maxi schermo. Ok, allora ragazzi, real reality vuol dire gente, persone reali e nostra vita reale. Allora io sono Gil, sono appena tornata da HSE, ho finito una giornata di puntate HSE e adesso noi siamo tre trainer con un sogno, tre trainer di col sport con un sogno. Allora ragazzi, noi siamo partiti e i nostri amici ci stanno seguendo. Allora ditemi, Davide, come sta andando con Elena? Con Elena sta andando veramente molto bene. Elena è proprio entrata nella sfera dove si vuole allenare, dove vuole raggiungere il suo obiettivo, che ricordo che è di 10 kg, perciò si sta proprio impegnando. Invece Ciro, il nostro amico, aspetta, abbiamo avuto un incidente di percorso, qualcuno ci ha abbandonato. Allora Ciro, chi ci ha abbandonato? Sì, noi inizialmente avevamo scelto sia Claudio che Diego, però purtroppo Diego per problemi lavorativi ha problemi di orario, noi abbiamo proprio problemi di orario, lui purtroppo ha lasciato anche il centro, si sta dedicando soltanto a correre perché ha veramente poco tempo. Sono contento per lui perché con la crisi che c'è ha dovuto abbandonare, ha chiesto scusa e noi siamo sempre pronti. Ma no, aspetta, blocco tutto. Allora Diego, giusto? Diego, io nel nostro reality non devi pagare niente, eh? Diciamo il trampolino te la regala la Jill, il DVD te la regala la Jill, Ciro ti regala il suo impegno, ma anche a distanza. Allora Ciro, secondo te, se noi diamo un trampolino a Diego a distanza, comunque lui ci starebbe? Io glielo propongo anche perché a lui piace tantissimo il lavoro sul trampolino, infatti diciamo che non è tanto contento di questa scelta, non lo siamo entrambi. Io glielo propongo sicuramente, secondo me lui è felicissimo. No, perché io ho deciso di fare questa cosa perché noi dobbiamo aiutare la gente a diventare responsabili di loro stessi. Cioè non è che noi ti accompagniamo sempre a mano, ti alleno io, ci penso io. Noi dobbiamo anche responsabilizzare questi ragazzi, o no? No, assolutamente. Anche lui per assolutamente. È la cosa bella della reality della Jill, adesso squilla il telefono di casa, però non rispondiamo. Allora, a parte scherzi, no, infatti secondo me noi dobbiamo comunque tentare di riprendere anche Diego in distanza. Vi va? Certo, assolutamente. Certo, assolutamente. Certo, dobbiamo recuperarlo, dobbiamo cercare di recuperare Diego. Allora, ragazzi, missione di questa puntata, recuperiamo Diego.